17 febbraio 2017, oggi commentiamo non una sentenza, quindi non una pronuncia giudiziale, ma piuttosto la delibera di una autorità che è l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Per la precisione, prendiamo in esame il provvedimento numero 26.255 del 30 novembre 2016. Che è molto interessante perché? Perché ha preso in considerazione talune clausole che le compagnie di assicurazione sono solite inserire sovente nei contratti, quindi nelle polizze che sottopongono alla sottoscrizione ai propri clienti. In particolare si tratta di quelle clausole dove il soggetto sottoscrittore, quindi il consumatore, prende un impegno ben preciso a non affidare la gestione dell'eventuale sinistro che dovesse capitare, quindi in cui il sottoscrittore dovesse incorrere, di non affidarlo al patrocinio di un professionista che venga incaricato per l'appunto di svolgere le consuete trattative con la compagnia di assicurazione per arrivare al risarcimento del danno. Quindi è un vero e proprio impegno che il soggetto prende a non farsi assistere da un professionista. A fronte di questo onere, il vantaggio che la clausola in questione, nel caso di specie affrontato dal garante, veniva in capo al consumatore, era un vantaggio consistente in uno sconto. Uno sconto percentualmente pari al 35% del premio netto annuo previsto per la polizza che era stata appunto sottoscritta nella fattispecie. Il garante che cosa ha fatto? Ha dichiarato expressis verbis che la clausola in questione è da considerarsi una clausola che viola per un duplice ordine di ragioni, il codice al consumo, quindi il codice che tutela i diritti dei consumatori. In particolare, l'autorità garante ha ritenuto che questa clausola, che queste clausole in verità perché è più di una, fossero vessatorie ai sensi dell'articolo 33,2 lettere F e T e 34,2 appunto del codice al consumo. La clausola di cui si è occupato l'autorità garante aveva anche una peculiarità, e cioè prevedeva da un lato uno sconto estremamente irrisorio, perché il garante medesimo ha stimato la sua incidenza in un costo oscillante tra gli 11 e i 16 euro di risparmio per il privato che aveva sottoscritto la polizza. Dall'altro verso prevedeva una penale estremamente consistente e gravosa in capo al soggetto che si fosse reso inadempiente, quindi per ipotesi al danneggiato che contro le previsioni della polizza avesse deciso di rivolgersi, per esempio, a un avvocato o a un patrocinatore stragiudiziale per vedere tutelate le proprie ragioni. Ebbene, l'autorità garante ha censurato queste clausole, le ha ritenute in qualche modo violative di quegli articoli del codice al consumo che cercano di tutelare evidentemente l'accesso dei consumatori a varie forme contrattuali, tra cui evidentemente rientrano anche le polizze medesime, e a nostro modo di vedere ha compiuto un'operazione ermeneutica assolutamente condivisibile, perché innanzitutto perché c'era un'evidente sproporzione, quindi uno sbilanciamento eccessivo e inaccettabile tra i vantaggi molto piccoli che venivano concessi in virtù della polizza medesima al consumatore e gli svantaggi enormi, addirittura 500 euro di penale, che toccavano in sorte al medesimo consumatore laddove egli avesse deciso, per ipotesi, di ricorrere alla tutela di un professionista e quindi di fare quello che è, diciamo così, un diritto costituzionalmente garantito, come quello appunto alla difesa, davanti a ogni tipo
di autorità giudiziaria, ma anche evidentemente la difesa che può consistere proprio nell'affidare a un soggetto competente e qualificato la tutela delle proprie ragioni in via stragiudiziale. Un ultimo punto su cui sarebbe opportuno soffermarsi è questo. L'autorità garante non solo ha ritenuto che queste clausole fossero vessatorie, ma ha ritenuto altresì che fossero concepite e scritte in modo tale da essere oscure, cioè da essere non adeguatamente comprensibili da un soggetto non dotato della competenza sufficiente per districarsi, diciamo così, all'interno dei meandri e per così dire anche dei trabocchetti di un contratto come quello assicurativo. Insomma, il garante ha anche precisato che ci dovrebbe essere più attenzione non solo da un punto di vista del semplice diritto e quindi del rispetto dei rapporti tra le parti, soprattutto quando una di queste parti è una parte debole, come è di tutta evidenza in un caso come quello di specie. Ma ci dovrebbe essere altresì anche una maggior cura da parte degli estensori di questi moduli contrattuali, per far sì che nel momento in cui vengono inserite nelle polizze delle clausole evidentemente svantaggiose per il cliente, questi fosse quantomeno messo nelle condizioni di rendersene conto. Ci permettiamo una chiosa che è questa: il problema della nebulosità dello scritto non è un problema che può addebitarsi esclusivamente a un dettato, per così dire, al dettato o comunque all'articolato di un contratto. Molto spesso, e questo è ancora più grave, si tratta di una nebulosità, quindi di una difficoltà di decifrazione del senso, ovvero della ratio, di provvedimenti normativi. Quindi è un problema questo che ha toccato il garante, che purtroppo non riguarda soltanto i rapporti tra privati e i contratti che i privati possono sottoscrivere reciprocamente, ma riguarda anche spesso, sovente, troppo spesso e troppo sovente, lo stesso legislatore, cioè colui che sarebbe, come dire, incaricato, deputato, lo dice il termine stesso, a tradurre in norme e in legge i nostri, diciamo così, auspici da un punto di vista della politica normativa e che spesso invece produce delle norme che sono degli autentici pateracchi che mettono in difficoltà gli operatori del settore, quindi e gli avvocati e i giudici che poi si trovano in qualche modo costretti a dover rimettere insieme delle forme anche, diciamo così, sintattiche, grammaticali, linguistiche, per cercare di dotarle di quel senso che il legislatore non è stato in grado di conferire loro.